Hello, sono Duelist92 e oggi con la parte 2 di Nautilus Midrange, Sea Monster, chiamatelo come volete, tutto un 2. Prima di iniziare, soliti disclaimer, in descrizione trovate la lista del mazzo, tutti i timestamp ai vari gameplay e trovate il link alla parte 1 dove c'è l'analisi più altri gameplay. Va bene? Cominciamo. Come al solito, vi esorto tantissimo a commentare. È una cosa che davvero mi dà un'ottima concezione, un'ottima idea delle persone che mi seguono e mi fa veramente tanto piacere. Ok? Dritti col gameplay, dai! Sejuani, Plunder. Questo è un mazzo che ho visto parecchio ultimamente in tantissime salse diverse e che vorrei anche provare, sinceramente, sono molto curioso. Questo può essere un matchup molto, molto, molto brutto. Se lui ha una buona mano, perché se Giovanni livellata ci countera tantissimo. Questo mazzo vuole mettere cose grosse e picchiare con le cose grosse. Se Giovanni congela tutto e tu sei tipo, ah, ok, e piangi. Ora, non è un mazzo estremamente veloce, noi abbiamo una buona mano. Sicuramente teniamo Dredger, sicuramente teniamo Jettison. Tenere Maokai è un po' greedy, ma ripeto, mano buona, non è un mazzo troppo aggressivo, possiamo permettercelo. E ovviamente. Yeah, ok. Vabbè, facciamo finta che non ho mollicato sto game, va. Drag Dredger, scelgo 3. Sto gnomo col cappello rosso qua, vabbè. In questo matchup è molto, molto importante non fargli attivare Plunder. Se quell'Omen Hawk attacca, non avrò nessun rimorso a bloccare e a mandare al suicidio il mio gnomo strano qua. Forse avrei dovuto usare Glimpse, perché ho una mano abbastanza vuota, ma Glimpse sarebbe stata vulnerabile a Make It Rain. Ok? A conti fatti probabilmente non fare Glimpse è stato un errore. E invece no, perché ho pescato il Dead Bloom Wanderer che mi salva la mano. Perfetto. Come ho detto nel video precedente, avere Jettison è fondamentale. Ma non va usata subito, ok? Tenete sempre a mente che ora abbiamo 24, 23 carte invece di 27. Questo numero sta mentendo praticamente. Ora, attaccare. Prendiamo un trade quasi sicuramente positivo, ma penso di poter fare di meglio. Non abbiamo bisogno di mettergli pressione. Alla meglio, ripeto, tradiamo con Hired Gun, quindi pazienza. Stiamo pescando abbastanza bene, devo dire, eh? E la sua Sejuani è ancora abbastanza indietro. Ho detto abbastanza 1000 volte in 2 minuti, non va bene. Sejuani è ancora indietro, è uno di 5 ed è turno 4. Lo stiamo mantenendo lontano dalla nostra faccia, che è tutto quello che serve in questo momento. Maokai. Prossimo turno avremo una quantità di toss imbarazzante. Imbatos. Non riesco a pensare a un modo in cui possa uccidere questo Maokai con due mana e quelle due regioni. Due Parley, forse? È stupido giocare intorno a due Parley, dai. Tra l'altro ho attaccato assolutamente nell'ordine sbagliato. Sprayfin doveva essere l'ultimo, così mi ha permesso di. Cioè, così mi sono curato del danno di Sprayfin, quindi pazienza. Ha già usato un Warning Shot, che è ottimo per noi. Ora, 24 carte. Praticamente 20 perché abbiamo Jettison. Se giochiamo Beast Below andiamo a 18, non siamo ancora deep. E non abbiamo mana per giocare Salvage. Quindi Dead Bloom Wanderer. Semino. E abbiamo tossato tipo 500 carte. Ho visto che abbiamo buttato tanti Withering Whale. Tenete a mente un po' le carte che buttate, soprattutto carte come Withering Whale e Vile Feast. Sono le più importanti da tenere a mente. Make It Rain va face, che è una cosa che non mi piace. Ma non penso ci possiamo fare granché. Se andiamo a togliere Sapling con Glimpse Beyond, Make It Rain va qui, quindi ha molto senso. Questo attacco è abbastanza gratuito. In realtà no. Posso risparmiarmelo. Ora, ho la possibilità di Jettison o di Salvage, a sto punto, prendiamoci Salvage. Non ha molto senso conservare mana disperatamente con un mazzo del genere, ok?
buona parte delle magie di utilità, buona parte delle magie che abbiamo sono o peschini o utilità come Withering Will e Vile Fist. Tre Withering Will abbiamo già macinate, quindi non serve a granché conservare mana. Ok, sto usando due Magi Train. Non chiedetemi perché, non chiedetemi per come. È abbastanza probabile che voglia che abbia un parlay o qualcos'altro che può uccidere del Bloom Wanderer, quindi questo attacco lo prendo finché è buono. Ciao Mr. Coso. Quando ci rubano le carte non è un gran problema. In realtà spesso e volentieri quando ci rubano le carte ci mandano solo più vicini al deep, quindi... Ora abbiamo abbastanza mana per Abyssal Eye o per Beast Below. Beast Below ci lascia il mana aperto per Tornitoad e non ho bisogno di bloccare Sprayfin. Però se adesso blocco Sprayfin, il prossimo turno Abyssal Eye può andare diretto, che è una gran cosa. Però avere mana aperto per Tornitoad sembra una buona idea. No, meglio Abyssal Eye. Prossimo turno abbiamo Nautilus e Beast Below a 7 mana, quindi è perfetto. Ora, bloccare qui mantiene il nostro Abyssal Eye con molta vita ed è l'unico motivo per cui lo faccio. Avrei potuto bloccare Miss Fortune, ma lo lasciavo a 1 HP, quindi Make It Rain, Parley, tutte queste cose l'avrebbero ucciso. Può uccidermi il coso, pazienza, ha usato 4 mana, una spell. La sua Sejuani è ancora un po' indietro, neanche tanto in realtà. 12 vita non ci preoccupa. Ora, il caso peggiore sarebbe che questo turno a Sejuani è un modo per farmi un altro danno. Quello sarebbe il caso peggiore. Di quella Miss Fortune ho paura, ma fino a un certo punto. Le nostre unità sono talmente gigantose che... Bene, un altro warning shot è un problema. Quel mazzo è fantastico, quel mazzo gioca Yordle Grifter non tanto per pescare la mia carta quanto per il warning shot, è fantastica sta cosa. Ecco, se questo turno ha warning shot e il prossimo turno Sejuani più congelamenti vari è un problema. Dobbiamo vedere se arriva a Sejuani, questa è la cosa importante adesso. Potrebbe tranquillamente non averla pescata, in quel caso è GG easy. Warning shot. Pilfered Goods, va bene. Quattro delle sue carte sono carte rubate da me a un mana in meno. Che non è l'ideale, però. Come penso di aver spiegato finora, questo mazzo è molto diretto. Vai tu, vai subito deep, più in fretta possibile, poi giochi cose grosse. Ora. Finché abbiamo almeno un paio di Nautilus, non possiamo praticamente mai macinarci, quindi non è un problema anche se ci pesca tante carte. Inoltre le carte che pesca da noi non saranno molto efficaci per lui, perché lui fa fatica a arrivare deep. Molta più fatica di noi. Quindi ci ruba un Abyssal Eye. Non che sia bello, però insomma, non è il disastro. Ok, Sejuani. Non sta congelando Nautilus, che è una cosa strana. Potrei rimbalzargli Sejuani adesso e togliermi il problema. Così anche se ha un congelamento, congela solo Nautilus e non può congelare altre cose che gioco dopo. Sì, mi sa che lo faccio. A zero mana, quindi al massimo può avere warning shot. Mi congela qualcosa, io posso bloccare, sì, easy così. Va bene, amico mio. Miss Below sta prendendo un sacco di danni, il Nexus ha preso un po', pazienza. Giochiamo Abyssal Eye. Per ora penso giocherò una sola Tornitoad giusto per avere un blocker in più, non ha senso giocarle tutte e due. Open Attack in questo caso è necessario. Forse avrei potuto buttare in mezzo anche la Tornitoad, ma non penso che un danno faccia la differenza. Riptide, devono andare dritte su Sejuani ogni volta che la vedo.
A questo punto c'è sempre il dubbio, chissà quante carte, quanti sea monster ci ha pescato, quanti sea monster ci restano. È un po' fastidioso giocare in questo matchup. Se ci ha pescato due Devourer of the Depth e due Jawlanters, abbiamo molte, molte meno risorse del normale in questo momento. A questo punto bruciare mana non ci interessa. Toss in questo momento della partita è assolutamente negativo, ok? Anche non pensate neanche di livellare Maokai. Se livellate Maokai, gli mandate il mazzo a 4 carte e gli attivate tutte le carte deep che ci ha rubato, ok? Non è il caso. Anche se in realtà gli arrivate Sejuani, quindi Non lo so, togliergli 3 Sejuani è allettante come idea. Non penso ne abbiamo in mano. Se ha una Sejuani... Allora, vediamo come ha giocato sto turno. Non penso abbia una Sejuani in mano. Probabilmente l'avrebbe giocata. Anche se forse non voleva rischiare un'altra Riptide. Se gli macino il mazzo e ha una Sejuani in mano, siamo fottuti. Questo è il discorso di base. Quindi per ora me la prendo comoda. Inoltre Toss, a questo punto della partita, è molto scomodo. Ok? Il nostro mazzo è abbastanza denso di carte buone, con sea monster che costano poco e valgono tanto. Se invece arriva vicino a Deep, a quel punto posso giocare Maokai e macinargli il mazzo. E se arriva vicino a Deep, i sea monster che ci ha rubato ovviamente sono molto più forti. Oh, sta andando dritto Deep, va bene. Come a dire, chi è il sea monster ora? Ok. Sfortunatamente non abbiamo modo di... non abbiamo modo di negare questo se non con Riptide. E direi che Riptide a questo punto è assolutamente giustificata. Non ha il mana per Sejuani. E Sejuani è il grosso problema. Ok, è 20 di 25. Lui. Abbiamo beccato un Terror of the Tides, che è tantissimissima roba a questo punto della partita. Se con questi 4 mana non riesce a inventarsi qualcosa di speciale, Terror of the Tide, attacco, lui Fearsome, lui Fearsome, lui Fearsome, tutti meno di 2 attacco, ho stravinto. Mumble, mumble, mumble. The Winter's Claw strikes. Ok, a 2 mana non penso possa inventarsi gran cose. Quindi Terror of the Tides e andiamo. Se ha giocato Devourer questo turno è una indicazione abbastanza chiara che non ha Sejuani in mano. Quindi a meno che la carta in cima al suo mazzo non è Sejuani, se anche non vinco con Terror of the Tides, il prossimo turno Jettison Maokai... più un'unità che muore, che può essere Jawlanters. E Maokai gli brucia tutte le Sejuani. E dovremmo aver vinto a quel punto. Ricordate che non potete mai andare... non potete mai... come si dice? Non potete mai perdere di deck out se avete nel mazzo... se avete campioni in giro. Maokai toglie i campioni all'avversario, quindi l'avversario può perdere di deck out, noi no. Perché abbiamo tutte le Riptide di Nautilus. Dai, cacchio, muovi il culo. GP. Ne approfitto per dirvi una cosa. Finora sul canale non ho caricato molti mazzi con Bilgewater. Ho coperto molti mazzi, sia vecchi, prima dell'espansione ovviamente, che nuovi, senza Bilgewater. Ci sono un sacco di mazzi molto interessanti e divertenti, anche se magari non fortissimissimi, che giocano Bilgewater. E penso che nel canale parlerò di quei mazzi... quelli saranno i prossimi mazzi di cui parlerò, ok? Attaccare con lui neanche ha senso, attacco solo con i Fearsome, lui non ha niente che blocca Fearsome, dovrebbe essere GG. Dicevo, porterò tanti mazzi Bilgewater sul canale. Porterò almeno un paio di mazzi Turbo Twisted Fate. Dopo Nautilus Midrain. Un update a Karmalax.
E poi parlerò di. Poi parlerò di tanti mazzi, tanti mazzi Bilgewater. Tra i quali, scusate. Twisted Fate Turbo, Sejuani Plunder, forse anche un mazzo Swain. Quindi se vi piace Bilgewater, aspettate, se non vi piace, raga, mi dispiace, ma Bilgewater è pieno di mazzi interessanti. Potrei addirittura portare il Turbo Smurf Fizz combo di Swim. Perfetto, siamo nello stesso matchup praticamente, solo che gioca GP invece di Miss Fortune. Questa è una lista che in teoria mi piace un po' di più. Discorso ovvio per il Mulligan: se non è Drag Dredger o Jettison, lo mandate via. Deadbloom Wanderer potete tenerlo, specialmente in una mano che non ha Drag Dredger e altra roba. Tenendolo mi sono sempre trovato abbastanza bene. Poi se peschi Dredger e la Madonna. Turbo. Turbo deep sto game. There's plenty of killing left. Va bene. Se proprio vuoi. Meno uno fantastici e dove trovarli praticamente. Blocchiamo il discorso di prima valle, più turni possiamo negargli il danno, meglio è. Ora sì che si pentirà di aver buttato quel. Allora, 30 carte, 27 con Wanderer, il prossimo turno abbiamo mana per Jettison. Quindi il prossimo turno siamo a 26 meno 4, 22, se muore la rana siamo già a 20, ok? E poi Kalon Monkey Idol. Va bene? Che gli devo dire? Cioè, Monkey Idol. Ok. Monkey Idol direi che la blocchiamo. Cioè, Powder Monkey qua lo blocchiamo. Non tanto per bloccare il danno, ma perché Thornitoad prima muore, prima vado deep, quindi. Ora abbiamo una decisione davanti, salvage o conservare mana. Normalmente farei salvage. Quanto è possibile arrivare? Cioè, quanto in fretta posso arrivare deep? 26, prossimo turno 25, 21, 17. Se muore la rana. Il prossimo turno, se uso questo e muore la rana, il prossimo turno dovrei essere deep. Quindi tiriamolo sto salvage. Avrei potuto anche tirare Jettison adesso e salvage il turno dopo, ma così ho più opzioni, perché pesco carte ovviamente. Non ci sta mettendo pressione. Ok, sono confuso. Qua c'ho tipo la Withering Wail del Cristo e non vedo. Cioè, sono veramente tentato a non tirarla, ma cioè, dai, su. Più che altro gli faccio fuori Monkey Idol. Quest'altro Monkey Idol tirerà una scimmia in meno. Gli faccio fuori Jagged Butcher. Mi curo un po'. Arriverò deep forse un pochino in ritardo. No, non mi ritarda neanche il deep. Perché, allora, se adesso mando la rana al suicidio e ho Jettison, posso essere deep questo turno. Ma se ho già attaccato, non ha senso. E in genere, andare deep questo turno non ha senso. Perché un 7-7 viene bloccato dalle scimmie. Quindi, questo Withering Wail che fa paura, lo prendiamo adesso che è buono. Ripeto, non è per le Powder Monkey che tanto esplodono a priori. È più che altro per levargli un Monkey Idol e per levargli il 3-1. Welcome to the Tipsy Hour. Ok. Sono sconvolto. È proprio un Monkey Idol deck. Va bene. E non ha senso mandare al suicidio Deadbloom Wanderer adesso. Avere più blocker mi fa comodo per negargli più fonti di danno. Prossimo turno posso essere deep e giocare Abyssalai, che fa abbastanza la differenza. E il turno dopo posso giocare Nautilus. Quanto ha fatto schifo quel Drag Dredger. Prossimo turno posso giocare Nautilus e Beast Below. Quindi abbiamo già i prossimi due turni abbastanza mappati. Va bene, un po' di danno me lo fai. Stavolta ha attaccato nell'ordine giusto lui almeno.
Non ho neanche bisogno di giocare Jettison, posso cavarmela senza. Perché la rana tossa 2, vado a 16 e attaccare... Cioè, questo turno non mi serve essere deep, mi serve essere deep il prossimo turno. Sejuani è 4 di 5, in questo matchup rispettate Sejuani tantissimo. Va bene, mi manda deep lui, gentilissimo. Considerate che non è la prima volta che tengo Jettison e sono contentissimo per aver pescato Jettison eppure non la uso. Non pensate che la carta fa cagare o che io faccio cagare. Considerate deep, cioè considerate il toss in questo tipo di mazzo, gettare, in termini di sono deep, sono in profondità o non sono in profondità, ok? Non importa nient'altro. Se sei in profondità, bene, se non sei in profondità, male. Jettison costa un mana ed è burst, la puoi giocare quando vuoi. No, se le tue giocate funzionano bene, cioè, Jettison è la carta meno influente che va deep, perché tossa solo. Quindi se puoi giocare carte come Deadbloom Wanderer o come Drag Dredger, che tossano comunque, gioca prima quelle. Se poi Jettison rimane morta in mano, pazienza. È l'unica carta che fa solo toss e non fa nient'altro, ok? Ora, la situazione è un po' scomoda perché lui, se io gioco Nautilus, lui può giocare Sejuani, congelare uno e bloccare l'altro praticamente, perché ha Abyssalai che può bloccare entrambi i Mesi Monster. Detto questo, deve avere Sejuani. Se no non funziona. E gli rompo il culo, eh? Purtroppo con quei Monkey Idol che continuano a stampare scimmiette, il valore di Beast Below non è moltissimo. Ok, Sejuani. Beast Below la gioco, ma non ci attaccherò neanche una volta. Se ci attacco adesso viene bloccata dalla scimmia e non ha senso. Lui ovviamente blocca così. Ora Sejuani livella e iniziano i problemi. Considerate che ho considerato verso la fine di aggiungere una Vengeance in questo mazzo, perché Sejuani è veramente un problema. Addirittura. È andato full banana proprio. Non possiamo fare niente. Questa cosa non possiamo assolutamente contrastarla. Devo sperare di pescare Riptide adesso, perché sennò sono rovinato. O un Devourer. Devourer funziona. La possibilità che ha di fare danno a Devourer esiste ed è un problema, però. Ma anche togliere GP non ci aiuta più di tanto perché ha una scimmietta in campo. Porca vacca. C'ho riso su quelle Monkey Idol, ma funzionano veramente bene. Ok, Make It Rain da una parte. Ah, madonna, Make It Rain ci ha perso la partita. Make It Rain va sul Nexus, quindi lui va a zero attacco. Ah, che palle. Va bene, allora, GP viene magnato comunque, però. Fortunatamente non è da... Però, cioè, ho congelato tutto. La cosa positiva è che Nautilus ha un sacco di vita, se non altro. Quindi posso mandarlo al blocco suicida come quando voglio. Ora, questo Wild Fist è un po' strano, ma ho almeno un blocker in più per Jagged Butcher, così non devo prendere danno non necessario sui Mesi Monster. Il mio povero Abyssalai è a uno d'attacco, quindi. Non voglio prendere danni non necessari, quindi facciamo così, va. Prende un danno in più lui, ma lascio Black Market a uno di vita, che è un breakpoint per Withering Whale, ovviamente. La cosa positiva è che Nautilus può tankare due attacchi di Sejuani e avere ancora abbastanza vita, quindi, dai.
Ora, se Giovanni si sta provando problematica come al solito. Il problema è che io ho un attacco per turno e lui mi può congelare tutto in risposta e quindi mi rovina. Non penso che congelerà prima del mio attacco. Quindi che faccio? Piango. Devo cercare di se anche riuscissi a pescare una Riptide adesso. Se anche pesco Riptide in risposta può farmi danno alla faccia e esplode. Inoltre devo ricordarmi che esiste Warning Shot. The tide rises. Detto questo, provare a pescare una Riptide è l'unica soluzione che mi viene in mente. Perché con tre carte in mano, con due carte in mano, non ci credo che non ha modo di triggerare Sejuani. E anche se non lo avesse, cioè, tanca 6 danni, non è che... Cioè, insomma... Che abbiamo tossato due carte abbastanza inutili. Pescato, non abbiamo pescato quello che ci serviva. Possiamo fare un campo largo e... cioè, grosso e grasso, quanto lo vogliamo, ma... We'll need a fleet to tow that carcass. Perlomeno mettendo un sacco di unità in campo gli riduciamo l'efficacia di Make It Rain, dai. Tiriamo sto Withering Whale. Non penso ci avremo un whale migliore con Jaw Hunter e Black Market a uno di vita. Lui è ancora molto lontano da Deep. Penso che le altre due carte nella sua mano siano carte originali del suo mazzo, quindi attaccare solo con due Abyssalai penso sia l'unica cosa da fare. Se attacco con Nautilus rischio di perderlo, se attacco con gli altri li perdo sicuro. Abbiamo 6 carte nel mazzo, quindi non rischiamo neanche il deck out, ma neanche per sbaglio. E Warning Shot, ovviamente. È una battaglia d'attrito a sto punto, niente di più. Potrei iniziare a mandare qualche unità al suicidio, giusto per livellare Maokai. Forse in questo matchup Maokai livellato è necessario. Devo ammettere che questo non è un matchup che ho giocato molto, eh. Passa? Devo mandare unità al suicidio. Allora passo anch'io. Prima o poi lo pesco un altro Nautilus, porca vacca. Allora, Devourer of the Depth è un po' troppo ottimistica come carta. Non penso funzioni. Perché non ho altre... No, non funziona. Mai nella vita. Mando tutti all'attacco tranne Nautilus. Se non altro qualcuna delle mie unità muore. Lui può bloccare qui e può bloccare qui praticamente gratis. E qua fa un po' di danno. Maokai va a 21. E con toss 4, ma non c'ho neanche 4 da tossare, quindi... Siamo in una posizione di stallo. Eventualmente le carte che fanno danno alla mia faccia le finirà, quindi... Make it 3. Ma sei serio? Ma stiamo scherzando? Cioè, Make it 3 ha raggiunto la faccia? Vabbè. Vabbè, guarda, non dico niente. L'idea era sbandare unità al suicidio, quindi non mi va neanche troppo male. Il problema è che adesso lui mi inizia a pescare campioni, quindi l'idea del non perdere di mill non è tanto vero. No, no, dai, ma stiamo scherzando! Ma dai, ma che sta piappe culo! Sta piappe culo, basta. Uffa, ma che è? Ma serio? Vabbè. Ma ok. Qualcosa la dovrà fare per forza. Attenzione a non prendere danno a caso da Sejuani. La cosa più sicura sarebbe bloccare con Nautilus, ma non voglio perderlo questo Nautilus. Anche se il mio mazzo adesso sono due Nautilus in realtà. No, allora se ha Fury of the North in mano mi congela comunque tutti e Nautilus muore. Quindi questo block non mi dispiace. Ovviamente blocchiamo prima così. Così. Un po' di danno lo faremo passare perché non è un problema.
Gli leviamo Black Market Man. No, Black Market Man non glielo leviamo, perché se Giovanni ci congela. E allora blocchiamo così sti cazzi. Black Market te lo puoi tenere. Warning Shot, va bene. L'importante è che li usa, cioè se li usa quando attacca non li usa quando difende, quindi mi sta bene. Alla fine mi ha fatto passare 3 danni. Mi ha ucciso un po' di Sea Monster, ma quello che viene dopo è al sicuro, quindi. Ora il mio mazzo sono 2 Nautilus, quindi Dead Bloom Wanderer non tossa niente. Quindi ho finito i Sea Monster praticamente. Posso mettere in campo Maokai e non cambia nulla. Tra l'altro, ah è vero, Sap Magic adesso è tipo Gesù, quindi fammi una tira. Mi ero quasi dimenticato di Sap Magic, abbiate pazienza. Pescare Sap Magic è tanta roba. È vero che è forte anche, sarebbe stato anche forte pescare Riptide sicuro. Però Sap Magic fa. Il suo lavoro lo fa. Posso attaccare così. Attacco di Dead Bloom. Non c'è motivo di non farlo. Ah, preferisco tenerlo. Devo giocare abbastanza conservativo adesso con le unità che mi restano. Sembra, cioè, può sembrare che una partita che dura adesso vada in mio svantaggio, ma in realtà no, non più di tanto. Posso costantemente curare il mio. Posso costantemente curare il mio terreno. Non vado mai in deckout. Gli posso rimbalzare Sejuani adesso, garantito. Tra poco mi si dovrebbe. Cioè, se mi riesce a uccidere cose, mi si livella Maokai, quindi. Ci assicuriamo di non perdere di deckout. Ecco, adesso piango lacrime di sangue se ha pescato Pilfered Goods. Non penso ne abbia giocate già 2 di Pilfered Goods. È importante che né Maokai né Nautilus devono morire. Va bene, Monkey pescata morta. Pazienza. Monkey di pescata morta. Sap Magic. Ricordate che Salvage è un pesco 2, se mai dovesse servire. Questa Riptide non è brutta da usare. Gli sto riempiendo il mazzo di carte inutili. Tiè, pesca un ragno, va. Se non ha giocato niente, non penso abbia qualcosa in mano. E posso sempre accelerare con Salvage se, non se mi serve Riptide e non la pesco. Pescato Riptide, ok. Non ha senso attaccare con Beast Below. Jagged Butcher può bloccare qui, ma... sti cazzi. Nautilus ha tanta vita, è sicura, quindi pazienza. Era una giocata un po' troppo aggressiva Riptide qua e sperare che non avessi niente per bloccare. Posso prendermela lenta la partita, non ho proprio problemi. Oh, bello quello Menok, sarebbe un peccato se lo pescassi. Qual è la carta più inutile adesso che può pescare? La scimmia, forse? Proprio inutile ai massimi. Cioè, per dire, noi adesso potrei giocare Salvage e rimischiargli un'altra carta nel mazzo. Non lo faccio perché non ne ho bisogno, ma la giocata sta lì, cioè. Posso farlo adesso. Ho mana per 2 Riptide e una Salvage, quindi. Molto interessante, la vuoi pescare una scimmia? Anzi, gli faccio pescare Tavern Keeper, che è l'unico che può bloccare Nautilus in campo. Questa è la situazione in cui si trova, in cui si può trovare questo mazzo late game, a usare costantemente Riptide e Sap Magic. E questo è uno dei motivi per cui giocare 2 Maokai è abbastanza importante. All'inizio ero molto scettico su Maokai in questo mazzo, poi mi ho realizzato quanto è forte Sap Magic in questo ultra late game quando il tuo mazzo è solo campioni. È veramente, veramente tanta roba. Ultima partita. E lo so che sto sprecando l'esperienza di sto game, ma pazienza, dai. 35 minuti, avrei anche potuto chiudere il video, ma 2 partite contro lo stesso matchup, dai, pareva brutto. Tra l'altro quel Sejuani deck, Sejuani più Bill Jewater è molto interessante. E la cosa interessante è che l'ho visto giocato con un sacco di campioni diversi. L'ho visto giocato con Miss Fortune, l'ho visto giocato con TF, l'ho visto giocato con GP. Forse la versione con GP, in teoria, senza averlo mai provato, è quella che mi piace di più.
però molto interessante. Ok, siamo contro Bannerman, il mazzo da me odiato a morte. Ah, e questo c'ha proprio il campo di Demacia, le card pack di Demacia, tutto full Demacia proprio. Allora, mano abbastanza mediocre, tenere Maokai è rischioso in questo matchup. A parte che muore da Swiftwing Lancer, anche se noi attacchiamo a dispari. Muore da Swiftwing, muore da una Fiora abbuffata, ma soprattutto i Sapling arrivano un po' troppo tardi. Contro Demacia è importante Hard Mulligan per Drag Dredger e Jettison, arrivare deep subito e cercare di tenerlo lontano dal campo quanto più tempo possibile. Sperare che peschi male in pratica e rimuovergli quello che possiamo. Vile Fist è una carta che possibilmente avremmo potuto tenere per questo caso specifico, per uccidere l'uccellino. Più o meno, dai. Il problema è questo, l'uccellino non va mai da solo praticamente. Giocare Tornitoad ci impedisce di fare Glimpse su Dredger, ma ci fa anche fare un danno qua sopra e ci fa prendere 3 danni in meno. Per me finora va bene. Spero di pescare Vile Fist o qualcosa di simile. O un'altra Tornitoad, va benissimo. Jawlanters. In questo matchup Jawlanters è abbastanza forte perché lui non ha rimozioni, quindi potrei tranquillamente ucciderci un Brightsteel Protector. Però Tornitoad mi fa andare deep prima. Scelta difficile. Penso di preferire Jawlanters adesso. Gli rallento anche lo sviluppo, adesso deve aspettare, esatto. Penso che Tornitoad a questo punto può andare tranquillamente all'attacco. Togliergli unità dal campo prima del turno 4 è molto importante in questo matchup, perché ovviamente è Bannerman. Better than eaten. By my honor, you must die. Ovviamente Fiora, non l'ha giocata prima per non farla mangiare da Jawlanters, ma non è che io potevo non attaccare, cioè insomma. Perfetto, lui va in open attack e io pesco Maokai, proprio easy. Lui ha la situazione che potrebbe... Cioè, io non avrei mai... come dire... Se avesse giocato qualcosa magari da un mana, qualcosa del genere... Che cazzo? Ok, no, ok, questo è strano. Perché ha giocato Grizzled Ranger dopo l'attacco? Vabbè. Come siamo? Siamo a 26. Maokai ci porta a 24, siamo ancora lontani da deep. Quindi non pensate a Beast Below, pensate alle rane. Più rane. Questa è una carta che normalmente è molto forte contro aggro, contro midrange di meno, ma aiuta, ci cura, ci difende, c'ha tanta vita e tossa. E inoltre abusiamo Maokai, tanta roba Maokai. Ora, tirare Fiora all'ovvio rischio di Ranger's Resolve, non so se è una cosa che mi piace. Penso che tirare Grizzled Drain... No, tiriamo Fiora. Ranger's Resolve fa paura, ma non fa così tanta paura. Cioè, preso qui, ok, si è salvato Fiora, pace. Tra l'altro potrei usare Glimpse Beyond sul Sapling, volendo. Lo uso sì, Glimpse Beyond sul Sapling, è una scelta strana. Quanto cambia che quella Fiora sia uno di vita invece che a due? Cambia abbastanza. Se prova ad attaccare Maokai esplode. Da una Fiora a livello, e cacchio stai a D. Via. Così gli neghiamo il level up di Fiora. Sono da controllare apposta. Oh, abbiamo pescato il pirato praticamente. Withering Whale. E la cosa comoda è che ci lascia il mana per Tornitoad dopo. Non ci cura Withering Whale, è un po' un peccato, però dai. Scommetto che qua lo volevi Ranger's Resolve, eh? Meno che non c'ha la seconda, se c'ha la seconda Ranger's Resolve piango. Ed è il motivo per cui ho bloccato con Tornitoad, tra parentesi. Non voglio bloccare con Maokai perché è importante che continui a vivere e tossare carte, però Tornitoad un po' di danno lo può prendere. Paraparapapa. Ma te la sei presa nei denti quella Withering Whale, eh? Ora, Vile Fist era una buona considerazione per questo turno, soprattutto perché è il turno di Citria e gli stiamo dando cibo per Fiora. Eccola. Però tossare due era troppo goloso, non ho potuto resistere.
Ora lui tirerà Maokai, fiora livella. Ma le panza a ripetizione proprio. Siamo a 19. Possiamo andare a 17. Pescando una a 16. Non siamo ancora deep, purtroppo. Senza aver pescato. Se peschiamo qualcosa come Jettison, siamo a cavallissimo. O anche Dread Dredger in realtà. Questo è uno dei problemi delle Tornitoad. In teoria sono toss. In pratica a volte ci mettono tempo a diventare utili. E ora stiamo guardando negli occhi un campo enorme di Demacia, come succede sempre in questo cacchio di matchup. Usare Devourer prima del Deep, come ho già detto, è abbastanza brutto. Abyssal Aichi la lascia il mana aperto per Vile Fist e 3 danni gratis, peschiamo una carta, andiamo deep, non vedo perché no. Tornitoad il suo lavoro lo fa, non è che non lo fa, però ci fa andare deep un po' più lentamente. Se questo fosse stato Dead Bloom Wanderer o Drag Dredger, una cosa qualunque, questo turno sarei deep, potrei fare Devourer, mi magno Sidria, mi magno Fiora o mi magno qualcosa, quindi. E lui per fermare Devourer, quando è deep, per fermarlo, deve usare Single Combat e mandare qualcosa al suicidio praticamente. Che abbiamo 2 Vile Fist, che non sono male. Possiamo ucciderci Fiora con 2 Vile Fist. Garen, va bene. Ora il grosso gigantesco problema è che tankeremo un'enorme quantità di voti danni il prossimo turno. 2 Vile Fist non fanno niente. Purtroppo Sidria. Sidria, la Riot dice che non va nerfata e non la nerfiamo. Va bene. Va bene Sidria. Dovrebbe attaccare alla fine con Sidria, eh. Mo io lo dico, tanto non sto streamando, non può sentirmi. Rangers, no, Fiora Stripost. Come siamo messi? 2 di 4, quindi almeno non sto perdendo la partita sul momento. Whale. Con Whale e 2 Vile Fist posso anche uccidere Sidria of Cloudfield. Se no, allora, questa per ora va a 3. Non ho modo di uccidere lei. Uccidiamo Baby Sidria o giochiamo qualcos'altro dopo. Ci lascia 5 mana, che è una Beast Below. Penso che uccidere Baby Sidria adesso è molto più vulnerabile. Se a Rangers Resolve mi sto tirando una zappata nelle palpebre. Però penso sia necessario. Se ha un altro Rangers Resolve mi sto veramente suicidando. Ok. Ora io voglio mangiare quella cacca di Sidria. Nautilus, dove stai? Stay resolute. No, niente Nautilus. Capita. Allora, sicuramente devo giocare Devourer, quindi avrò anche il mana per fare Salvage. Devourer su Sidria 10 su 10. Se ha single combat, Devourer ammazza qualcosa ma non toglierà Sidria. Però lo devo fare. Non vedo molte altre scelte. Questo mazzo non ha molte opzioni. Un sacco di unità che costano tantissimo e sono lente e pesanti e grosse e picchiano. Fine. Ora, potresti aver pescato male, per favore? Tipo un'altra Sidria of Cloudfield, quella bambina. Tipo un uccellino, non lo so, qualcosa. Va bene. Cosa c'ha standalone? E cosa c'ha single combat? Non lo so. Vediamo se peschiamo qualcosa di giocabile. Una Vile Fist che era molto giocabile l'abbiamo buttata, va bene. Al danno per chiudere il prossimo turno? Ah, no, ovvio, va bene. Normalmente questo è un matchup abbastanza buono. Non vado a dire che è super favorito o altro. Ma è un matchup abbastanza buono. Però purtroppo Sidria, che gli dice Sidria? È partito col botto sto tizio. E non c'è nessuna Wither. Cioè, allora, poi ne parliamo. Withering Whale, altre cose così non ti salvano. Va bene Garen, sei un figo. Demacia. GG.
Ora, considerazioni finali, andiamo un attimo a rivedere la lista, perché c'è una cosa di cui voglio parlare. Non ne ho parlato durante l'analisi, o almeno non ne ho parlato molto durante l'analisi. Questo mazzo, questa lista, ora come è ora, dipende molto dal meta. La lista che ho fatto adesso è molto generica. Ovvero, ho preso le carte che sono generalmente forti in questo archetipo senza guardare come il resto del meta, perché ovviamente il resto del meta non si è ancora sviluppato. Una carta che, da quello che sembra, potrebbe essere molto molto buona da cercare di inserire, è Vengeance, ok? Contro Demacia, se non hanno Citria, è abbastanza facile vincere. Contro Sejuani Plunder, se non hanno Sejuani, è abbastanza facile vincere. E in entrambi i casi, se hanno o Citria o Sejuani, è quasi impossibile vincere. O almeno, se Sejuani riesce a fare le sue cose, è molto difficile vincere, ok? Inoltre ci sono altri matchup molto popolari in cui Vengeance è molto utile. Parliamo di matchup come... vabbè, in realtà quei due sono i più grossi. Mirror Match, Vengeance è molto utile, poter togliere Nautilus. Altri mazzi late game, Shadow Isles in genere, generalmente hanno qualcosa di grosso e Vengeance è molto comodo per toglierglielo. Il problema di Vengeance è contro Ionia. Questo mazzo non soffre particolarmente Deny. Withering Whale è la carta più grossa che possono negare. Possono negare Devourer, ma comunque stanno spendendo 4 mana e noi abbiamo un 7-7 e costa 6, quindi non è una gran bella Deny. Deny su Vengeance invece contro i mazzi Ionia è un po' la morte. Mo, contro Heimerdinger vai, che non giocano tante Deny e non le tengono, vogliono giocare più aggressivo, vogliono spendere mana aggressivamente. The Vengeance non è neanche tanto male. Se invece giocate contro molti Karma Ezreal, Vengeance inizia a essere molto inutile. Quindi, considerate la lista, magari togliete una Withering Whale. Io non scenderei sotto questo numero di Sea Monster in questa lista midrange. Potete andare in una lista più lenta, più control, togliendo le Beast Below e magari togliendo, che ne so, un Jewelhunters oppure togliendo qualcosa tipo una Tornitoad, un Jettison. E mettendo più carte Shadow Isles come Vengeance o come Grasp, ok? Però in genere, se volete cercare di modificare questa lista, magari se Ionia non è troppo prevalente nel meta, aggiungere una o due Vengeance, fatemi andare a riprendere il Beast Below, togliendo magari una Withering Whale e, che ne so, forse una Tornitoad, non lo so, forse anche un Jawlanter, se non è troppo male toglierlo. D'altra parte, se Aggro dovesse essere molto più popolare di quello che penso, aggiungere altre cure, aggiungere altre rimozioni early game. Cure come Grasp, rimozioni early game come Megatrain, ok? Questo è un approccio, come ho detto più volte, molto diretto. Pensiamo solo a Toss e Deep con minime carte di supporto. Queste sono varie opzioni di carte di supporto che vi sto lasciando qui, giusto come regalino finale. Non penso coprirò questo mazzo di nuovo sul canale. Va bene, abbiamo registrato per un sacchissimo di tempo. Dodolis92 vi saluta. Citri è ancora da nerfare, ma la Riot gliene frega. Bye bye.